Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscolo a Vita. Oggi voglio iniziare un nuovo format in cui dicevo le domande che mi vengono poste su Instagram, ne prendo quelle più interessanti e quelle scritte meglio, le rileggo e vi riporto i miei commenti e quello che penso che potete fare in pratica per migliorare. Quindi è arrivato un messaggio da Samuele Salvin. Ciao Giulio, anzitutto complimenti per i contenuti che porti. Sei uno di pochi del settore fitness che propone una dieta flessibile e non per forza una da malato mentale a tutti i costi come fanno altri. Grazie mille Samuele, questo è vero. Provo comunque a farvi capire che anche se siamo appassionati non dobbiamo essere ossessionati, perché allora lì facciamo questa distinzione. Poi ti volevo chiedere un consiglio, ovvero cosa dovrei fare per compensare le dimensioni di un pettorale rispetto all'altro. La differenza si nota e non so come fare a sistemare la cosa. Se continuare a lavorare su entrambi e vedere come va, o fare molti esercizi solo per la parte destra del petto. Cosa mi consigli? Grazie mille in anticipo. Come avete visto, il messaggio è scritto benissimo, voglio ringraziarti Sam per il messaggio. Quindi abbiamo un problema in cui abbiamo i due arti del corpo che però magari sono di dimensione diversa oppure di forza diversa. E io questo purtroppo lo conosco troppo troppo bene. Da bambino mi sono rotto il braccio, mi sono rotto la clavicola sinistra. Quindi ho tutto il lato sinistro che per un bel po' di tempo era sia più debole che proprio meno, aveva meno dimensioni, meno volume rispetto alla parte destra. Quali sono degli accorgimenti che mi verrebbe subito da dire? In primo luogo, devi essere sicuro che in tutti gli esercizi stai eseguendo la forma corretta sia dal lato destro che dal lato sinistro, perché a volte in realtà metti che stai facendo un movimento, se hai un lato del corpo che è più forte dell'altro, anche completamente inconsciamente rischia che ti stai sbilanciando e che automaticamente inizi a coinvolgere maggiormente i muscoli più forti, e invece quelli più deboli chiaramente vengono sottostimolati perché non riescono a stare al passo, diciamo. Quindi una cosa importante è ad essere sicuro che stai usando la forma corretta sia dal lato destro che dal lato sinistro, che quando fai un movimento, ad esempio le trazioni, stai tirando sia col lato sinistro che col lato destro, giusto? Quindi quella è la prima cosa che direi: controlla la tua forma, perché magari tu pensi che in realtà metti che stai facendo i manubri sulla panca, magari pensi che stai esattamente facendo la stessa cosa a sinistra e a destra, però noti che in realtà, che ne so, metti il braccio destro è un pochino più vicino al corpo e lo senti sul petto, invece che quello sinistro è un pochino più largo e magari lo senti sul pettorale e quindi lo stimolo al petto non è la cosa migliore. Quindi numero uno, forma, forma. Numero 2, devi andare a migliorare la tua connessione mente-muscolo per il lato più debole. Come si può fare? Prova a prediligere movimenti che usano manubri invece che bilanciere o movimenti unilaterali, ok? Quindi se tu ad esempio fai panca piana, molto probabilmente tenderai a spingere di più col lato destro. Quindi sostituisci il bilanciere con i manubri, giusto? E quando fai il movimento, devi focalizzare tutta l'attenzione sul pettorale, che è il pettorale più debole, quindi metti il pettorale sinistro. Quindi tu quando vai a riporre giù i manubri, chiudi gli occhi, spingi e prova veramente a inserire la tua mente nel muscolo. So che sembra un bro science, ma in realtà è stato dimostrato da alcuna ricerca che se tu pensi al muscolo che stai lavorando, ok, se è stato visto con i bicipiti soprattutto, molto probabilmente riesci a aumentare la connessione mente-muscolo. E che cosa fa? Riesci a migliorare l'attivazione e a reclutare più motor units e fibre muscolari in quella parte del corpo. Quindi comunque devi focalizzarti un sacco e devi più o meno col passare del tempo diventare sempre meglio ad attivare la regione giusta, il target muscle che vuoi attivare. Quindi quella sarebbe la seconda cosa. Scegli dei movimenti unilaterali che ti permettono di focalizzarti bene sulla parte del corpo più debole. Consiglio numero 3, anche questo fondamentale, però solo una volta che hai fatto il primo passo e il secondo passo, ok? 3, inizia a giocare con il tuo volume. Sembrerebbe che il volume sia la cosa più importante. Come sapete, io consiglio comunque per il petto, ad esempio, di restare tra le 10 serie e le 20 serie dirette a settimana, portate molto vicino al cedimento. Adesso, metti che tu stavi facendo 10 serie a settimana per il petto, potresti magari iniziare ad includere 2 serie in più per il lato debole, va bene? Non 5-6 serie di più, che poi rischia veramente di esserci troppa differenza tra i due muscoli. Però se tu aumenti di 1 o 2 serie, ok, per la parte più debole, dovresti vedere che a lungo termine, facendo più volume, dovresti andare ad aumentare un pochino l'ipertrofia muscolare, e un muscolo più grosso produce maggiore forza. Quindi, se tu riesci a aumentare un po' di volume, di ipertrofia, la parte carente, e piano piano inizi a prendere forza, dovresti riuscire a portare a pari passo con l'altro lato, quindi portando il lato debole almeno a pari del lato forte. Poi da lì puoi rimettere il volume uguale in entrambi i lati. Questo
Questi sono i tre consigli che mi sento di darti. Ci vorrà del tempo, non pensare che sia una soluzione di una settimana, ma di svariati mesi, se non anni, dipende ovviamente da quanto differenza c'è. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, se vi è piaciuto anche questo format fatemi sapere nei commenti. Chiaramente penso che riceverò meno views, perché ovviamente magari non interessano a tutti, però il mio obiettivo principale è di aiutare il più possibile, ragazzi. Quindi, se vi piace lasciatemi un commento, se volete un online coach, programmi personalizzati, programmi scientifici, trovate tutto nel link in descrizione. Io vi ringrazio tantissimo, ci vediamo nel prossimo video, ciao!